si avvicina il momento di ripartire per Roma. Ma l'Iraq rimarrà sempre con me nel mio cuore. Chiedo a tutti voi, cari fratelli e sorelle, di lavorare insieme in unità per un futuro di pace e prosperità che non lasci indietro nessuno e non discrimini nessuno. Vi assicuro le mie preghiere per questo amato paese. In modo particolare prego perché i membri delle varie comunità religiose, insieme a tutti gli uomini e donne di buona volontà, cooperino per stringere legami di fraternità e solidarietà al servizio del bene e della pace. Salam, salam, salam. Shukran. Dio benedica tutti. Dio benedica l'Iraq. Allah mahakum.